Oggi incontriamo Melania Mazzucco, io ne sono veramente felice e contenta. Melania Mazzucco è autrice romana, italiana, dal mio punto di vista, e non è solo il mio, la più importante scrittrice italiana contemporanea. Cercherò di dirne le ragioni molto velocemente nella mia introduzione. Poi con lei invece faremo una cosa diversa rispetto anche agli altri incontri di macro letture, soprattutto perché siamo al Macro, che è un museo di arte contemporanea, il Macro Asilo, e abbiamo deciso di raccontare la maggior parte dei suoi romanzi attraverso l'arte. Cioè lei ci indicherà delle opere, dei dipinti che sono un po' all'origine dell'ispirazione di molti suoi libri, in qualche maniera hanno una relazione forte con diversi suoi romanzi, e quindi avremo il privilegio di sapere dall'autrice stessa come si combinano l'arte e la letteratura nella sua esperienza di scrittrice, che è nata a Roma vive e a Roma scrive Melania, pur avendo lunghi periodi di assenza dalla nostra, cioè di allontanamento dalla nostra città, perché ama molto viaggiare e soprattutto nel suo lavoro di preparazione della scrittura narrativa dei romanzi spesso svolge ricerche, indagini, studi che la portano in altre città, in altri luoghi, quindi ci sono delle pause un po', ma la scrittura ha luogo quasi sempre a Roma, e questo è un fatto che lei ha precisato in varie interviste e quindi mi fa piacere dirlo, cioè la città dove lei vive e scrive. Il suo esordio è nel 1996 con un romanzo dal titolo Il bacio della Medusa, pubblicato da Baldini e Castoldi. A questo primo romanzo, di cui poi parleremo un po' più approfonditamente, fa seguito una seconda opera dal titolo La camera di Balthus, sempre per lo stesso editore, 2 anni dopo, nel 98. E poi ancora nel 2000 Lei così amata, per un altro editore, Rizzoli, un romanzo questo dedicato alla scrittrice svizzera Anne-Marie Schwarzenbach. E questo terzo romanzo in qualche modo segna un passaggio, un cambiamento nella sua esperienza di scrittura, che si rafforzerà con il romanzo forse più noto di Melania Mazzucco, Vita, pubblicato nel 2003 sempre da Rizzoli, in cui in chiave picaresca e fantastica lei racconta la storia dell'emigrazione in America della sua famiglia, di parte della sua famiglia, ma anche di tantissimi italiani, un romanzo che attraversa il Novecento. Dopo Vita, dal 2005 pubblica dei romanzi che spostano la sua attenzione sulla contemporaneità, che non hanno l'impostazione storica ed epica dei primi, e ve li enuncio, poi torneremo dentro le opere in maniera diversa. Nel 2005 c'è Un giorno perfetto, da cui è stato tratto anche il film di Ospetek, che ha conservato lo stesso studio, e in quegli stessi anni, lo stesso titolo, siccome lei è da sempre studiosa e appassionata d'arte, comincia a dedicare studi, ricerche e attenzione alla vita e al lavoro del pittore veneziano Tintoretto, a cui dedicherà un romanzo dal titolo La lunga attesa dell'angelo, che sarà pubblicato nel 2008, e un saggio importantissimo, la biografia Jacopo Tintoretto e i suoi figli, storia di una famiglia veneziana, che accompagnerà un po' il romanzo, che completerà il lavoro. Fra l'altro Melania ha scritto anche il saggio e tutti i testi di sala per la grande mostra organizzata per il Tintoretto a Roma alle Scuderie del Quirinale, che è un'altra pubblicazione ancora. Sul piano più strettamente narrativo, continua a pubblicare dopo Un giorno perfetto il romanzo Limbo, passa a pubblicare con l'editore Einaudi, quindi c'è un cambiamento anche di editore, e sempre per Einaudi pubblicherà a seguire, prima di Storia io sono con te c'è Bassotto, un libro per ragazzi. Un libro per bambini, Il Bassotto e la Regina, e poi Io sono con te, Storia di Brigitte. Sei come sei è un altro libro, prima di
Io sono con te, storia di Brigitte. Nel 2013 fa una cosa molto particolare che riguarda l'arte. Sul quotidiano La Repubblica, ogni domenica mi sembra, pubblica un articolo e un breve saggio su un'opera pittorica. Ne pubblica 52. Questi 52 ritratti, incontri con i capolavori dell'arte sono poi raccolti in un volume che si intitola Il Museo del Mondo, sempre per Einaudi. Con tutti questi libri, Melania Mazzucco ha vinto tutti i più importanti premi italiani. Non perdo tempo non a dire con quali libri ha vinto il premio Strega, il premio, cioè, insomma, li ha vinti tutti, molti dei più importanti, di importanti premi stranieri, e soprattutto diciamo, diventa un punto di riferimento per quanto riguarda anche la formazione extra-accademica nel campo della letteratura e del rapporto tra arte e letteratura. Fa tantissime conferenze in tante università italiane e straniere, e lezioni magistrali, incontri. In tutto questo periodo, e da sempre, proprio perché la scrittura fa parte della sua vita in maniera abbastanza totale, direi, in qualche modo, non è solo l'ispirazione principale della sua vita, ma un po' il suo destino, in qualche maniera, lei ha sempre scritto, ha continuato a scrivere anche per la radio, il cinema, il teatro, e anche lì, ottenendo riconoscimenti nazionali e internazionali. È tradotta in 27 paesi e ultimamente l'ultima cosa che mi va di segnalare è che è appena uscito un audiolibro Emmons proprio dedicato al romanzo La lunga attesa dell'angelo su Tintoretto. Sono 17 ore di lettura integrale del testo fatte da Marco Bagliani con una inedita introduzione vocale da parte sua, quindi con un aggiornamento in qualche maniera. Allora, prima di darle la parola e cominciare a sviluppare insieme a lei questo ragionamento sul rapporto tra letteratura e arte nella sua esperienza, io vorrei dire due cose sul perché ho fatto quella dichiarazione di principio assertiva all'inizio del nostro incontro. Allora, una delle prime ragioni per me è il fatto che per questa autrice si può parlare di una capacità veramente notevolissima di elaborare all'interno della sua scrittura molte forme del romanzo, in qualche maniera, combinandole tra di loro. E questo lavoro di combinazione di varie forme romanzo non si traduce in un esercizio di stile a danno della narrazione. L'opposto, rafforzano la forza della narrazione dei suoi testi. Questo vuol dire che sono scommesse, che lei ogni volta gioca nei suoi romanzi e le vince in qualche maniera. Per essere più chiari, possiamo fare un piccolo esempio che pensando al suo romanzo, forse pensiamo a Vita, per esempio. Allora, dentro Vita, il romanzo in cui lei racconta questa storia di emigrazione che attraversa, vi dicevo, il secondo Novecento, vediamo che lei si ispira al romanzo storico prendendo il gusto per la ricostruzione della realtà. In questo romanzo, ma anche in altri, c'è questa ispirazione al romanzo storico, perché c'è questo grande gusto nella ricostruzione dei fatti, della realtà. È anche un romanzo psicologico, però, perché lei dal romanzo psicologico trae l'abilità per un'analisi introspettiva dei personaggi, che non manca mai nei suoi testi. Si ispira al romanzo sociale, perché in questi, non solo in Vita, ma anche in Un giorno perfetto, per esempio, che viene dopo tanti anni, in quelli a seguire, c'è sempre nei suoi testi la capacità di mettere in scena i conflitti tra gli individui e la società in cui vivono. Si tiene conto del romanzo realista perché c'è sempre una descrizione molto efficace degli ambienti e dei personaggi. Sono anche romanzi di formazione che si ispirano alla tipologia romanzo di formazione perché c'è sempre l'analisi dei processi di coscienza di tutti i personaggi che ci racconta.
fa un lavoro sulle trame, per esempio dal romanzo poliziesco, dal romanzo di genere, lei trae la fascinazione per l'indagine. Dal romanzo biografico, che è un'altra categoria ancora, perché lo ritroviamo anch'esso nei suoi romanzi? Perché c'è sempre l'interesse e l'attenzione al vissuto di tutti i protagonisti, di tutti i personaggi che costruisce e mette in scena. E poi c'è l'autobiografia anche, si parla tanto di autofiction. Nella sua scrittura narrativa c'è da sempre. Perché in che modo c'è? Perché sempre in tutti i suoi libri c'è il desiderio, la necessità di rappresentazione di sé. E viene fatto con grande naturalezza questo, no? Attraverso una scrittura che diventa sempre nei suoi libri luogo della memoria e della conoscenza. Quindi questa sperimentazione continua, che si traduce in una grande naturalezza romanzesca, in una sorta di assoluto romanzesco nei suoi libri, ne sono fuori forse i primi due libri, Il bacio della Medusa e La stanza di Balthus, che si rifanno a modelli più lirici o postmoderni. Poi vabbè, di questo si potrebbe discutere a lungo, ma lasciamo andare. Però poi da lei così amata questa cosa prende il via e non si ferma mai. È stato detto che Melania Mazzucco conosce per scrivere, e però da un grande critico che è Alberto Assurrosa, ma scrive anche per conoscere, perché la scrittura per lei è un atto di conoscenza. Questa cosa si traduce anche in questo, che prima di ogni suo romanzo ci sono lunghi periodi di ricerche d'archivio, storiche, di documentazione. Cioè una scrittrice che si documenta moltissimo prima di andare ad un racconto dei fatti su cui si è documentata in chiave romanzesca, quindi prima di usare la letteratura per riraccontare quei fatti su cui si è documentata e di cui ha desiderio attraverso la letteratura di raccontare anche le zone d'ombra, i sogni, le intenzioni, tutto quello che i fatti in quanto tali non possono dire, e lei va a scoprire, cioè perché poi c'è un interesse romanzesco e letterario. Allora, tutto questo tipo di lavoro è estremamente complesso, richiede tanta dedizione, tanto studio, tanto lavoro e anche talento. E secondo me lei è una scrittrice che ce le ha tutte queste qualità. Ora, partendo da questi presupposti, in quello che abbiamo definito il suo rapporto con l'arte, io vorrei che Melania stessa ci guidasse un po' in questo discorso, dicendoci anche velocemente ogni volta il lavoro di archivio, di ricerca che precede poi il lavoro letterario sui temi che riguardano l'arte e poi i suoi romanzi stessi. E partirei, così come lei stessa ci ha indicato di voler fare, l'immagine che lei associa al bacio della Medusa. Il bacio della Medusa è il suo primo romanzo. È un romanzo che racconta la complessa e scandalosa storia d'amore tra una dama della Torino del primo Novecento e una giovane errabonda, selvatica ragazzina dal nome Medusa. Siamo la contessa Norma e questa ragazza Medusa, che si innamorano perdutamente nella Torino del primo Novecento. Sono le protagoniste di uno scandalo che le travolge e che provocherà poi la fuga a Parigi di Medusa e addirittura la reclusione in manicomio della contessa Norma. È una storia estremamente passionale e appassionante, e Melania la associa a un quadro di Giulio Aristide Sartorio. Lo vediamo? Comincia da lì. Sì, comincio. Allora, buongiorno a tutti. Dicevo che ho colto l'occasione di questo incontro in un museo d'arte per fare un viaggio un po' diverso nei miei libri, perché mi sono resa conto in questi anni in cui appunto mi sono occupata poi più specificamente d'arte, che spesso al centro di essi o nel nucleo un po' segreto talvolta anche dei libri stessi c'era un'immagine, c'era un'opera d'arte, c'era una fotografia. Quindi ho pensato che poteva essere un modo nuovo di riraccontarmi e di riraccontare questi libri anche a chi non li ha letti, e il primo appunto è Il bacio della Medusa. Faccio un passo indietro prima di arrivare al quadro, perché
siamo negli anni 90, sto facendo una ricerca per, come spesso succede, per un progetto che poi non va in porto, insomma sarebbe naufragato, e mi imbatto abbastanza fortunosamente in un album di fotografie scattate da un fotografo al servizio del manicomio piemontese. Siamo nel 1915 e il fotografo riprende le donne internate. E in questo album di fotografie mi colpiscono due cose. La prima è che delle donne internate non interessa il corpo, ma interessa il viso soprattutto. Quindi c'è una sequenza di volti di donna ridotti quasi a maschera, privi di espressione, uno sguardo direi quasi pietrificato e pietrificante. In particolare mi colpiscono due donne internate. Una viene definita zingara tredicenne e brevissima scheda biografica dice che chiaramente è una vagabonda, insomma, che viene internata brevemente, poi riuscirà ad andarsene in qualche modo. Una ragazzina selvaggia, forse zingara, forse una vagabonda raccattata nelle strade del Piemonte. E l'altra è una giovane donna della buona borghesia, di cui si intravede appena un vestitino, comunque ben vestita, molto curata, biondina, esile, fragile. Non si capisce minimamente perché sia lì, se non che c'è scritto che è una degenerata morale. E mi sto interessando a un progetto sul desiderio, sul femminile in particolare. All'epoca a cui risalgono queste immagini, l'omosessualità femminile viene considerata un motivo appunto di internamento, è una malattia ed è una degenerazione, una perversione. E non, in qualche modo queste due figure, che poi abbandono perché quel progetto non va da nessuna parte, diventeranno comunque, ti catturano, e diventeranno le protagoniste del mio stesso libro. Nel periodo in cui si svolge la storia, che comincia nel 1905, l'arte, la letteratura, il teatro mondiali, non solo italiani, ma insomma nella cultura europea contemporanea, sono ossessionati dalla figura della donna mostro, della donna vampiro, della femme fatale, dalle decapitazioni, dalle Giuditte, dalle Salomè. C'è tutto un profluvio di opere che si dedicano alla rappresentazione del femminile inquietante, del femminile perturbante. E fra queste, in realtà, invece, quella che mi colpisce di più per il lavoro che comincio a fare, che è proprio una riflessione sul femminile e sul desiderio, è questa, che qualunque romano conosce molto bene, perché si trovava, credo che tuttora si trovi esposta, anche se la nuova galleria d'arte moderna ha rimesso in discussione il criterio dell'esposizione permanente, come sapete, con la nuova direttrice Collu, quindi alcune opere non sono più dove noi siamo abituati a vederle, ma questa credo che sia rimasta. Ed è una singolare rappresentazione della Gorgona, il mito della Medusa, che qualunque studente, insomma qualunque italiano, europeo di cultura media, sì, anche medio-bassa, insomma, ha sentito nominare, perché è uno dei miti più interessanti, più affascinanti, che dal mondo classico è arrivato fino a noi. Nell'epoca in cui è ambientato il romanzo c'era una grande fervore anche di studi mitologici, quindi di riflessioni sul senso di questo mito. Ricorderete comunque che la Medusa per lo più è rappresentata con la sua testa, no? È il mostro ridotto alla sua testa, che viene appeso, viene portato, è indossato sull'egida di Atena. Serve a pietrificare colui che guarda, lo sguardo di Medusa uccide letteralmente, però dietro la storia di Medusa c'è una storia di stupro, di violazione. Medusa viene violata dal dio e quindi era una donna, era una fanciulla prima di diventare un mostro. E comunque è sempre stata l'immagine, insomma, della femminilità mortale, quindi niente di più appropriato, insomma, alla storia che stavo scrivendo. Ora, questo quadro in realtà viene citato anche nel libro stesso, e io vi leggo un passo perché, sì, così si capisce anche come ho scritto d'arte all'inizio e come ne ho scritto dopo, perché questo si immagina nel romanzo che questo stesso quadro sia stato visto da Norma, cioè la protagonista. Io avevo messo un segno che ovviamente adesso non c'è più, perché nel romanzo a un certo punto Norma si mette a scrivere un libro, no? E prova a raccontare a Medusa, le aveva parlato di un quadro dipinto da un certo Giulio Aristide Sartorio, che aveva visto con il suo babbo alla Biennale di Venezia. Si chiamava La Gorgone e gli eroi.
Norma diceva che non si può descrivere un quadro se non lo si è visto, è come parlare dei colori a un cieco, ma nonostante ciò aveva tentato più volte e con crescente fervore. Nella sua memoria, in un paesaggio astratto, simbolico, c'è una fanciulla bellissima, dipinta con fattezze classicheggianti, da Venere canonica, nuda, bianca, perfetta, il volto coperto da una cascata di capelli. Col piede scalzo calpesta la testa di un eroe morto ai suoi piedi. Nell'erba sono sdraiati, sconfitti, altri due eroi, neri di pelle, atletici, eppure forti, vinti dalla fanciulla. A Norma sembrava di aver capito cosa significasse soltanto adesso, che la Gorgone ha la forma maleante della bellezza ed è questa la sua mostruosità, che essa è insieme la forza e l'innocenza, la violenza subita e la violenza inferta, l'esibizione e il pudore, la vita e la morte, perché suscita gli eroi che diventano tali solo affrontandola e insieme li atterra, poiché li vince. Li crea il coraggio e la coscienza di sé, che si realizza solo nell'incontro con lei. Perché l'eroe ha bisogno della Gorgone e non viceversa, è lei che fa di lui ciò che egli è e non il suo contrario. E insieme li abbatte, perché non tutti sono capaci di affrontare ciò che sono e non sanno, se stessi, e dunque decapitare la Gorgone. E questo era un po' il senso del mito della Medusa per quello che voleva essere il mio stesso libro, però anche in realtà il quadro in sé, sì, visto che siamo in un museo, ha una storia che mi piace accennare vaghissimamente. Giulio Ristire Sartori era stato chiamato in Germania a prendere la cattedra di Böcklin e da molto tempo si dedicava all'idea di fare un quadro sulla Gorgone Medusa, però si era completamente incartato, come diciamo noi, finché incontrò una bellissima avventuriera, lui la racconta così nei suoi quaderni, tedesca, ed è lei che in qualche modo sblocca questa impasse artistica. E lui dice: dai primi convegni noi fummo senza segreti ed esaltato dalla superba nudità femminile dipinsi la Gorgone. Prima ero bloccato in un lavoro scolastico senza palpito, poi lo vivificò l'intervento di una creatura di eccezionale bellezza. Questa stupenda ragazza si chiamava Elena, mi piace ricordarlo perché appunto le opere poi partono, perché si fa un incontro decisivo. Però c'è una Norma dice che vede il quadro alla Biennale di Venezia, dove effettivamente venne esposto il quadro nel 1899. Ebbe un successo di pubblico straordinario, però incontrò anche un'ostilità critica assoluta. E siccome nella storia degli artisti, però anche nella storia degli scrittori, gli oltraggi fanno parte, gli oltraggi e le crocifizioni a cui veniamo sottoposti fanno parte della nostra storia, mi piace leggervi la più infame, diciamo, di queste recensioni che hanno ucciso questo quadro, che è firmata Giorgio De Chirico. E mentre lo guardate ve la leggo, e dice così: questi magnifici corpi sono pessime scimmiottature dei peggiori preraffaelliti inglesi, inquadrati da strofinacci unti, con cimi calcinati, diarree putride, motriglie colorate che servirebbero da emetica a uno struzzo adulto. Mi consolo trovando una definizione geniale per cotanto schifo e ipso facto battezzo l'opera del professore romano pittura da maestro di ginnastica pederasta. E, insomma, mi piace leggere questa cosa perché ebbe una conseguenza, insomma, definire un pittore maestro di ginnasta pederasta nell'Italia del 1899 comunque non era un insulto che passasse inosservato. Ve la leggo non per fare nessun tipo di parallelismi, no, però siccome quando si vanno a toccare certi temi ci si espone a bruciature di questo tipo, la ricordo qua. E, insomma, questo, il mio primo libro era un libro sul desiderio, era un libro in cui l'arte fa capolino, come una sorta di... Ci sono due personaggi femminili fortissimi. La Medusa, insomma, è questa figura primigenia e selvatica, selvaggia, una ragazzina di strada che viene appunto venduta e abusata da un uomo che oggi si definirebbe un pedofilo, in realtà è uno che considera le bambine cosa sua, le compra, le affitta, le porta in giro. E Norma è una giovane donna fiorentina che sogna di diventare scrittrice, infatti nel brano che vi ho letto sta cercando di rielaborare la sua stessa storia in un romanzo che poi scriverà ma che va perduto, che si chiama Il bacio della Medusa, infatti. E l'incontro fra le due avviene
diciamo un po' casualmente, perché la ragazzina accompagna un suo zio, suo nonno giramondo con la lanterna magica ed entra in casa della donna. E ne nasce un'attrazione, una relazione che poi metterà in discussione la vita di entrambe e la ribalterà. È un libro sostanzialmente sul desiderio, scritto con l'idea di raccontare un pezzo della nostra Italia nel momento del grande cambiamento, sul bordo della modernità, sul crinale del presente, perché Norma vive in un mondo che somiglia già al nostro, in cui esiste il cinema, esiste la luce, esiste il lavoro, esistono le riflessioni sui diritti dei poveri, incomincia a esserci il socialismo, quindi è un mondo che ci assomiglia. E Medusa invece viene dal mondo arcaico di quell'Italia contadina che verrà anche rimpianta, alla quale sono appartenuti peraltro i miei antenati, come arriverò poi a raccontare dopo, e quindi della quale mi sono sempre interessata, e mi piaceva raccontare il contrasto, lo scontro, la fascinazione reciproca di questi universi non comunicanti che possono comunicare forse soltanto attraverso l'amore, perché l'amore va oltre tutto il genere, il censo, il sesso. A proposito di amore, c'è questa, con questo libro fra l'altro inizia questa carrellata di personaggi femminili che spesso sono protagoniste dei tuoi romanzi e hanno delle caratteristiche che poi rimarranno, perché sono sempre donne inconsuete, inquiete, non convenzionali, che trasgrediscono le norme vigenti nella società in cui vivono, no? Quindi penso dalle protagoniste del Bacio della Medusa, per esempio, alla protagonista di Lei così amata. Sì, infatti questo è il mio... Marie Schwarzenbach, sì. Di cui possiamo parlare adesso. Sì, questo è un libro dedicato a una scrittrice, fotografa, giornalista, svizzera. Poeta, personaggio affascinante dell'Europa degli anni 30, svizzera, in cui mi sono imbattuta leggendo libri di altri autori, in realtà in particolare l'autobiografia di Klaus Mann, il figlio di Thomas, del quale lei è stata a lungo amica, è stata la sua fidanzata ideale, immaginaria, ma i due non si sono mai sposati perché entrambi omosessuali, non hanno capito che forse unendosi avrebbero potuto salvarsi, hanno vissuto insieme per lungo tempo. Io ho incontrato Anne Marie nel suo libro, in cui Klaus parla di lei in maniera molto vaga, però con un rimpianto acerbissimo. Anne Marie è già morta quando Klaus sta scrivendo questo libro, lui anzi ha appena saputo della morte di questa ragazza, muore giovanissima a 34 anni. Io leggo poche righe in questa storia, mi incuriosisce. Tu hai gli stessi anni suoi quando scrivi questa sua biografia romanzata? Quando la pubblico, perché io mi comincio a interessare a lei, poi la rincontro in un altro libro di una scrittrice viaggiatrice ginevrina che si chiama Ella Maillard. È stato un personaggio affascinante, morta quasi centenaria invece. Ella è una donna che ha attraversato da sola i deserti dell'Asia centrale, che ha fatto delle regate negli anni 20 in compagnia di una sua amica. Cioè, è andata in Cina, c'è figure proprio del mondo che... Figure che potevano in Italia vivere una vita piacevolissima, oziosa, ricca, invece si mettono in giro per il mondo, vanno cercando, in paesi, cioè la Schwarzenbach va in Afghanistan, in Iran, in Congo, diventa fotografa di guerra, anche in territori di guerra. E quindi io incontro questo personaggio tormentatissimo nei loro libri, mi interessa molto, dico vorrei saperne di più, e comincia lì un'avventura per cercare di capire, le sue ricerche, capito? Per fare un libro su questa giovane donna. Perché un'altra cosa in cui Melania Mazzucco crede molto è nella capacità della letteratura di far vivere ciò che non ha vita, cioè insomma di far tornare in vita personaggi anche sconosciuti o coperti dalla storia, sì, in qualche infatti maniera. Lei disseppellisce, non so come dire, ci porta a vedere quello che non si vede con evidenza in qualche maniera, no? E infatti come mai è associato a questo ritratto che fai nel libro, al racconto della vita di Marie Schwarzenbach, il quadro Il ritorno del figlio prodigo? Questo è il quadro è l'unico quadro che viene citato espressamente dentro questo libro, ed è una citazione, in narratologia si direbbe diegetica, perché anche questo è un quadro che Anne Marie vede realmente insieme a Klaus Mann, appunto, a San Pietroburgo, che all'epoca si chiamava Leningrado, quando Anne Marie nel 1934 segue Klaus e riesce a farsi invitare a sua volta al convegno mondiale degli scrittori, Russia stalinista, URSS, insomma Unione Sovietica stalinista, comunismo, scrittori comunisti
dell'Occidente, disperati dalla situazione europea, e quindi molti di loro partono per l'Unione Sovietica con l'illusione che quello sia l'altrove possibile dell'Europa nazista, fascista. Némarie Klausmann è già esule nel 1934 perché ha dovuto lasciare la Germania dopo la presa del nazista. Lui e la sorella sono stati perseguitati personalmente da alcuni giornali, mi piace citarli in questo periodo, il Völkische Beobachter, che li attaccava quotidianamente, quasi come la jeunesse dorée, perversa. Klaus era omosessuale, quindi veniva additato, minacciato fisicamente dalle squadracce nere. Erika era una femminista, comunista, e entrambi avevano subito aggressioni, interruzioni dei loro incontri letterari. Erika era anche un'attrice. E quindi alla presa del potere del nazismo nel gennaio del 1933 scappano subito dalla Germania. Annemarie è figlia invece di una famiglia nazista, benché sia svizzera, lei, i suoi sono zurighesi, sono industriali della seta ricchissimi, sono forse la famiglia più ricca della Svizzera, e Annemarie vive la sua ricchezza con un senso di colpa di cui non riuscirà mai a liberarsi, ma nello stesso tempo nell'incapacità di privarsene definitivamente. Quando i suoi amici, il suo mondo crolla completamente, perché lei è andata a studiare a Berlino, ha cominciato a pubblicare in Germania, e quello è il suo mondo, si rende conto di non poter restare e a sua volta perde la patria, pur non essendo un esule. Sì, la madre perde tutto, la famiglia, la madre. Perché nel momento in cui segue i suoi amici comunisti, gay, antinazisti, sua madre e la sua famiglia la considerano persa e perduta, e Annemarie precipita in una crisi personale gravissima, diventerà tossicodipendente della morfina, avrà dei crolli psichici, verrà considerata addirittura schizofrenica. La sua omosessualità, che ha sempre vissuto invece con una certa libertà permessa nella Germania degli anni 20 fino agli anni 30, inizio degli anni 30, comincia a diventare un problema anch'essa. Quindi insegue alla fine i man in giro per il mondo cercando il proprio posto in un mondo che non accetta più. Cosa le succede quando vede questo? Ecco, e a questo punto lei è andata in Russia insieme, in URSS insieme a Klaus, e entrambi in quel momento non possono immaginare di essere loro stessi il figlio, il prodigo. Però invece il quadro ha un senso enorme. E io ne parlo nel libro, vi leggo questa pagina perché dice ciò che sto per... All'Ermitage di Leningrado è conservato uno degli ultimi quadri di Rembrandt, dipinto fra il 68 e il 69 e probabilmente lasciato incompiuto alla sua morte. In verità, siccome la firma R. Van Rijn non è autografa e alcune figure sono tracciate con mano incerta, non degna del maestro olandese, sembra non sia del tutto autentico e che solo le figure principali siano davvero sue. Il quadro è Il ritorno del figlio prodigo ed è l'ultimo relativo a un tema a cui Rembrandt aveva già dedicato acqueforte disegni. La tela è molto grande e le figure sono a grandezza naturale. Rappresenta il figlio inginocchiato davanti al padre al momento dell'incontro. Tre testimoni osservano la scena, ma la luce è tutta per i due protagonisti. Il figlio ci mostra le spalle, è vestito di stracci e offre allo sguardo la pianta del piede sinistro, scalzo, mentre la suola della scarpa destra, ridotta a brandelli, svela impudicamente il tallone. Il colore del figlio è l'ocra, il giallo, un caldo dorato. Il figlio nasconde il viso nel grembo del padre e tutto ciò che è dato vedere di lui è la testa rasata e il bagliore inquietante dello sguardo. Il padre è anziano, ha la barba bianca, il volto calmo e una mantella sulle spalle. La luce colpisce la sua fronte che irradia una saggia serenità. È vestito elegantemente e il suo abito ha ricche maniche di merletto. Il colore del padre è il rosso. Appoggia le mani sulle spalle del figlio inginocchiato, lo attira a sé e lo conforta. È un gesto d'amore semplice e definitivo, quello del perdono. Annemarie ha visto questo quadro nel 1934, durante il viaggio con Klaus al congresso degli scrittori in Unione Sovietica. I due giovani vi hanno sostato davanti a lungo, folgorati. In quel momento niente faceva supporre che un giorno quel quadro avrebbe parlato anche di loro, eppure lo sentivano già, entrambi. Annemarie ha detto: «Non mi è mai andato giù questo ritorno». E Klaus ha risposto: «Proprio per questo è il quadro più commovente del mondo». Lei, nelle notizie dal congresso, gli farà eco. Scrive Annemarie: «Le ore più belle del nostro soggiorno a Leningrado, Klaus e io le abbiamo trascorse davanti a un quadro di Rembrandt, commovente in un modo quasi insopportabile, il ritorno del figlio al prodigo».
Ecco, questo loro lo vedono nel 34, Anne-Marie morirà nel 42, Klaus nel 49. Entrambi hanno tentato il ritorno, in realtà, dai loro, per Anne-Marie la madre amatissima, la madre spietata, ma quando tornerà nel 1940, dopo un ricovero in manicomio in America e dopo una fuga in Africa, anch'essa disperata perché verrà internata, accusata di essere una spia, Anne-Marie nel 40, nel 41 ha perso tutto, non ha più niente, torna a casa nella speranza di, appunto, di fare questa stessa scena, di essere perdonata dalla madre. La madre la scaccerà. Anne-Marie, nel momento in cui vede il quadro, non immagina che sarà lei stessa il figlio, il prodigo, ma che non ci sarà ritorno per lei. E anche Klaus, in realtà, che ha un rapporto conflittuale col padre Thomas, cercherà a più riprese di andarsene e di tornare, e Thomas in qualche modo non gli permetterà neppure ritorno, e Klaus morirà poi in una camera d'albergo di overdose un po' di anni dopo. Curiosamente i due ragazzi, quando vedono il quadro, in qualche modo capiscono che questo è il loro destino. Quindi anche questo quadro, un po' come quello della Gorgone, è veramente il cuore del libro, alla fine, che è la storia del figlio prodigo, per il quale però non ci sarà ritorno. Andiamo a Vita, perché siamo nel... Vita è la storia... Cioè è tutta quella complessità che ho detto prima, è un romanzo storico, ma è un romanzo anche che contiene un'epica familiare, perché è la storia anche di tuo nonno che è emigrato in America, però tu ne fai un affresco in cui racconti l'emigrazione italiana in America di quegli anni sostanzialmente. I protagonisti sono due bambini, Vita che ha 9 anni e Diamante che ne ha 12, che sbarcano insieme a New York dalle campagne, dalla miseria delle campagne del sud Italia, in qualche maniera vengono catapultati nella miseria della metropoli moderna di allora, appunto New York, e se la cavano in maniera diversa. Vita è una ragazza ribelle, possessiva, indomabile, Diamante più taciturno, orgoglioso. Lui tornerà in Italia, lei ce la farà a vivere in America, e in qualche modo diventa una storia di immigrazione, ma anche del sogno di tutti quelli che sognano di farcela, in qualche modo ce la fanno oppure no. Ecco, mi sembra che c'è dentro anche questo contenuto universale, cioè da una storia di immigrazione tu poi però c'hai voglia di raccontare anche una condizione umana precisa, che è quella della mancanza di tutto, che può essere la base per conquistare una vita o anche invece no, insomma, in qualche maniera. Tutti i personaggi hanno percorsi diversi intrecciati tra di loro, il piano autobiografico e biografico si intersecano, quello storico, quello sociale, insomma è un libro complesso e molto bello. Ci sono delle foto che tu hai associato a questo racconto, a questo romanzo. Infatti vi ho portato qualche fotografia di... Questa ho portato l'edizione originale di Vita, quella che è uscita nel 2003. È una copertina, di solito gli editori scelgono le copertine, ci sono gli uffici grafici, fanno dei lavori anche molto belli a volte. Questa copertina originale invece l'avevo scelta io perché... nell'ambito del lavoro di ricerca proprio per scrivere vita, forse le fonti principali per me sono state proprio i reportage di Jacob Riis, a cui ho portato anche altre fotografie, però che hanno dato in qualche maniera realtà a parole lette nei giornali e nei libri degli altri. Io con Vita volevo scrivere... bisogna essere un po' ambiziosi, no? E poi capirete perché ho amato molto il Tintoretto. Io volevo scrivere proprio il romanzo dell'emigrazione italiana perché abbiamo avuto storicamente una profluvie straordinaria di reportage d'epoca. Poi ne parliamo a proposito dei reportage d'epoca e dei reportage sulla migrazione di oggi, ma negli anni della grande emigrazione di massa degli italiani ci sono stati davvero tantissimi testi che sono usciti sui nostri migranti, però l'immaginario collettivo non, in qualche modo poi non si è trasmesso tutto ciò. Alla fine l'emigrazione, anche in seguito alle vicende storiche del nostro Novecento, al fascismo e al boom economico che ci ha trasformati in una nazione occidentale perfino molto ricca almeno nel giro di pochissimi anni. Pensate che gli storici considerano conclusa la grande emigrazione di massa nel 1976, la periodizzazione si chiude nel 76, e praticamente nell'81 inizia l'immigrazione in Italia, no? Quindi
Neanche 5 anni ci trasformiamo. Passiamo dall'essere un popolo di migranti a un popolo d'accoglienza. Di accoglienza, questo vale fino al 2008, no? Quindi abbiamo uno straordinario ribaltamento e quindi dimentichiamo in qualche modo la nostra storia. Si parla anche molto, mi interessa dire questo, perché poi c'è il grande rimpianto della civiltà contadina, un rimpianto culturale, un rimpianto letterario che ancora si legge spesso nelle pagine dei letterati italiani, degli scrittori, degli intellettuali, che io non ho mai potuto avere e non ho mai compreso, probabilmente perché mio nonno, il mio bisnonno e la mia famiglia paterna, i Mazzucco dal cognome di Pietra, appartenevano a quel mondo lì. Erano gente che veniva da secoli di miseria assoluta, e per miseria non si intende solo la povertà e non avere niente da mangiare, al punto che i fratellini di mio nonno sono morti di fame nella Minturno del 1890. La mia bisnonna partorì 8 figli, di cui 5 morirono letteralmente di fame. Ma era una miseria proprio culturale, era la miseria di non avere speranza. Ecco, e al punto che mio bisnonno tentò di andare in America 2 volte, 2 volte fu respinto con una croce sulla schiena e alla fine riuscì a far partire il figlio ragazzino. Dodicenne. Lo fece partire mio nonno. Lo fece partire insieme a una truppa, letteralmente una truppa di coetanei un po' più grandi, 16 anni, quindi 17 anni, che andavano a fare la stagione americana. Partivano tutti da quell'Italia. I numeri del nostro esodo sono stati tali da far pensare a una fuga di massa. Io l'ho paragonata a un'evasione di massa che comincia subito dopo l'Unità d'Italia, no? Quando i nostri patrioti hanno lottato per fare l'Italia, e nello stesso momento in cui l'Italia viene fatta, nel 66, con l'annessione del Lombardo-Veneto, cominciano a partire i Veneti, nel 70 cominciano a partire, nell'80 poi anche i meridionali. Quindi è un'evasione di massa da un paese che non viene riconosciuto come proprio e che ha saputo soltanto affamare i suoi figli. Quindi non posso rimpiangere quel mondo, però volevo raccontarlo, cioè, e volevo raccontare anche la speranza che è stata l'emigrazione. Non si riesce a capire né cos'è l'immigrazione di oggi né cos'è stata la nostra se non si dice che prima di tutto l'emigrazione è una speranza, poi è un lutto anche, è una tragedia, è una separazione, una lacerazione, una perdita, poi incomincia la crisi dell'identità, delle radici, certo. Cioè inizia tutto questo, ma prima di tutto è un sogno che va però a finire dove? Va a finire in questa America, in particolare per mio nonno che va a New York, sovraccarica di immigrati, e un'America altrettanto miserabile in realtà dell'Italia che hanno lasciato, però un'America urbana, perché i nostri immigrati per uno strano destino erano tutti contadini delle campagne, delle montagne, erano i veneti che morivano di fame nel nord, erano i lombardi delle montagne, erano i nostri meridionali calabresi, siciliani e campani, e finiscono quasi tutti nelle città invece. E queste fotografie dove le trovate? Quanto hai lavorato per preparare questo romanzo? Queste fotografie mi hanno dato in realtà delle pagine che io avevo letto appunto nei reportage d'epoca che vi dicevo, ma in qualche modo è come se io non riuscissi a visualizzare queste parole, no? C'è un reportage di Giacosa, per esempio, che è un commediografo importante, nell'89 va a cercare di capire che cosa sta succedendo, no? E dice: tutti i quartieri a mare di New York hanno un aspetto di degradazione incurabile. I quartieri bassi sono scuri, sudici, malselciate le vie, male areate le case, angusti e malsani. Nelle strade adiacenti una babbera di uffici, banche, agenzie, ma gli abitanti vengono solo per affari. Le case... La feccia della popolazione di New York, un misto delle miserie e le abiezioni della terra. Gli italiani si gettano ai più facili mestieri, fra cui quelli volgarissimi di raccattare gli stracci e raccattare la spazzatura. Sono forse il quartiere più lurido della città, dice, di questo quartiere di cui vediamo le immagini, sono parole contemporanee. Si lascia dietro perfino le lodging houses di Londra. E poi dicevano... sono famiglie nelle quali abitano, adesso vado un attimo avanti e poi torno indietro, perché queste appartengono allo stesso reportage, poi dico chi l'ha fatti e anche perché. In una sola stanza abitano famiglie numerose, in un agglomerato di casacce nere e ributtanti, dove la gente vive accatastata peggio delle bestie, uomini, donne, cani, gatti e scimmie.
mangiano e dormono insieme nello stesso bugigattolo, senza aria e senza luce. In alcune case di Baxter e Mulberry Street, tale il sudiciume, così mefitica l'atmosfera da far parere impossibile che ai primi calori dell'estate non si sviluppi ogni anno un colera micidialissimo. E questi sono un po' di bambini di... Eccolo, ecco, forse anche questo era pertinente. Queste fotografie vedete che hanno un sottotitolo, How the Other Half Lived. Questo è un libro fotografico importantissimo che viene pubblicato da Jacob Riis, un immigrato a sua volta danese che arriva in America a 20 anni. Era figlio di un pastore protestante, era un po' come un Van Gogh, nutrito di ideali umanitari, che a sua volta quando arriva in America si ritrova a dover fare mestieri di tutti i tipi, quindi vive per strada pure lui, dorme dentro un barile. Insomma, prima di riuscire a capire che la sua strada è quella del giornalismo, a sua volta è un immigrato che vive sulla propria pelle questa esperienza. Naturalmente lui ha studiato, un uomo colto, però comunque la vive. E quindi quando comincia a proporre ai giornali di documentare la miseria, sa cosa fare. Per molti anni è un fotoreporter cronista di Nera. E lo mandano... Questa è la foto chiave, perché questa in realtà non è ambientata esattamente a Mulberry Street, ma proprio nel vicolo dei banditi, si chiama così. La data infatti 1890, era il posto dove gli italiani, ancora non c'è la mafia, ancora non esiste propriamente nemmeno la camorra, però esistono già le bande, esistono le gang che si stanno attrezzando per controllare il territorio e per taglieggiare peraltro gli stessi immigrati. Le mafie si sviluppano sempre così, cioè cominciano non andando a dare fastidio agli autoctoni, agli indigeni, ma alla propria gente che riescono a controllare, poi si espanderanno. E perciò lui va a fotografare i luoghi dove avvengono gli ammazzamenti, gli accoltellamenti quindi e i crimini. Questo libro fotografico è stato per te... Glielo commissionano dopo. Dicono che effettivamente vale la pena raccontare agli americani, il libro fotografico è destinato agli americani, non agli italiani ovviamente, che cosa succede, che cosa sta succedendo nei bassi fondi delle città. È un po' quello che fanno i giornali di oggi quando mandano alle tendopoli di San Ferdinando a vedere che cosa succede, no? È la stessa cosa. Riis va e ha una sensibilità straordinaria rispetto agli altri fotoreporter dell'epoca, oltre che una tecnica fotografica, adesso non mi diffondo insomma sul perché riesce a fotografare cose che gli altri non riescono a fotografare, riesce a trovare i monelli di strada, i ragazzini, a entrare in tutte queste case, e il suo libro ha un successo enorme e per noi è la Bibbia oggi, perché noi non sappiamo effettivamente, non riusciamo a capire quali erano le condizioni di questi quartieri se non vediamo le sue immagini. Per me è stato proprio fondamentale. Io avevo dei racconti orari di mio nonno sulla miseria della casa nella quale era andato ad alloggiare, così, però finché non ho visto queste fotografie non sono riuscita a visualizzare la storia, certo. E quindi poi a riraccontarla a mia volta. Facendo un salto più avanti, sì, ma di pochi anni, c'è un libro che invece ci porta alla contemporaneità, entri nella fase in cui tu non è che abbandoni, sospendi per un momento la dimensione del romanzo storico, diciamo della ricostruzione di epoche passate, e invece desideri raccontare storie contemporanee che siano un quadro, un affresco della realtà attuale, insomma, in qualche maniera. Il primo è Un giorno perfetto. Io ancora mi ricordo quando ho letto questo tuo libro, fu un po' una sorpresa perché ci eravamo abituati a una Mazzucco che faceva appunto questo tipo di operazioni. Invece arriva un libro, un romanzo che utilizza anche un po' il noir come tecnica in qualche maniera, no? E che ci racconta la Roma degli anni 2000, la Roma confusa, che si sente ricca senza esserla in realtà, con personaggi... una decina di personaggi, poi un libro che parte da un fatto di cronaca, fra l'altro, per descrivere questa Roma contemporanea, cioè un marito che stalkerizza la moglie fino a decidere di ammazzare i figli per farla soffrire, insomma, perché questa moglie si è voluta separare da lui. E abbiamo di nuovo un personaggio femminile formidabile, perché è una donna che reagisce a questa situazione con una indipendenza, un'autonomia, una capacità di decisione
molto particolare, una donna inquieta che sembra sopraffatta dalle sue condizioni di vita, ma che invece riesce a fare delle scelte anticonformiste e in controtendenza, cioè diverse da quelle che ci attenderemmo da lei. Anche col personaggio, non mi ricordo il nome della Emma. Anche con questa Emma tu ci vuoi di nuovo sorprendere in qualche maniera. Perché io appunto trovo sempre nei tuoi libri questo desiderio, insomma, è sempre abbastanza determinante la protagonista femminile nei tuoi libri, anche se in questo libro la figura del marito, il poliziotto Antonio, è anche bellissima ed è molto centrale. Però, ecco, diciamo, hai stranamente associato a questo libro un quadro di Caravaggio, cioè un libro che è ambientato nella Roma degli anni 2000 in cui che trae spunto da un fatto di cronaca, e invece l'immagine che tu associ pittorica è un quadro del Caravaggio. Vediamo perché. Sì, Un giorno perfetto era un libro libero, perché io non mi piace scrivere cose che non ho scritto, no? Quindi non posso fare un libro che ho già fatto. Certo. E dopo aver fatto un grande romanzo di storia e appunto come era vita, il mio desiderio era di cadere nella contemporaneità, cioè negli anni nei quali avevo scritto vita, la mia Roma, la mia città, la città nella quale appunto sono nata, ho studiato, da cui sono fuggita, in cui sono sempre tornata. E il romanzo è ambientato, abbiamo mancato l'anniversario per pochissimo, è ambientato il 4 maggio del 2001. È la cronaca di un giorno, sì, di una giornata. Infatti si chiama Un giorno perfetto, ed è la storia di 24 ore. Parte il da titolo una... è anche una canzone di Lou Reed. Sì, infatti il titolo è ispirato alla canzone di Lou Reed, un titolo antifrastico si direbbe, perché è un giorno tremendo, in realtà è il giorno nel quale qualcuno muore. Incomincia con l'arrivo della polizia in un appartamento nel quale i vicini hanno sentito degli spari, no? ed è la storia del giorno precedente. È la storia della Roma del 2001, la Roma berlusconiana, e volevo raccontare, provare a lasciare una fotografia di quella Roma nella quale appunto vivevo e di quello che mi sembrava si agitasse sotto la superficie di questa città caotica, contraddittoria, nella quale da una parte c'è il potere, c'è la ricchezza ostentata, a volte rubata, anzi quasi sempre rubata, che è quella a cui appartiene il mondo, a cui appartiene l'onorevole Elio Fioravanti, esponente appunto del partito del presidente, che però capisce che sta per essere scaricato in un tentativo di... E lui è un troppo estremista, oggi sarebbe di nuovo rieletto, certo, probabilmente. Invece in quel momento il presidente lo scarica, è il suo ultimo tentativo di salvarsi. È questa giornata. E dall'altra parte invece c'è il mondo della gente che lavora o che ha perso il lavoro, c'è Emma che ha 40 anni, lavora in un call center, ancora c'erano i call center a Roma sulla Via Tiburtina, poi sono state tutte licenziate le donne che ci lavoravano, erano quasi tutte donne appunto che avevano passato i 30 anni, che guadagnavano pochissimo in un lavoro mal pagato e comunque un lavoro che c'era e che le permetteva di aver lasciato il marito e di vivere con i suoi ragazzini e cercare di rifarsi una vita. Mi sembrava di intravedere nei rapporti fra gli uomini e le donne dell'inizio del 2000, degli anni del nuovo millennio, qualcosa che poi purtroppo è diventato veramente ossessionante e quasi allucinante. Sì, sono passati quasi esiste... 20 anni da questo, esatto, romanzo, 15 anni ancora siamo pieni di fatti di non cronaca. Solo, ma poi è diventato, addirittura si è trovata la parola femminicidio, e è diventato veramente la scansione quasi dei nostri anni successivi. In quel momento se ne cominciava appena a parlare, e io stavo facendo già le ricerche per il mio Tintoretto, nel quale ho esplorato i necrologi di circa 100.000 veneziani, no? E mi sono resa conto che in tutti i necrologi che ho letto di tutte quelle persone morte, non ho mai trovato, il caso di un padre che uccide i figli. Esisteva l'infanticidio delle donne, le donne sopprimevano i loro bambini, spesso è una cosa che è sempre successa, perché il bambino, il neonato in particolare, veniva considerato un appendice della madre, quindi non era un reato singolarmente esecrabile. E invece non è mai successo che un padre uccidesse i figli, perché i figli sono il futuro, sono la vita, no? Ecco, invece cominciava a succedere in quella mia Italia, in quella mia... Poi è successo anche a Roma, in quel momento non era ancora successo, che un padre uccidesse i figli per uccidere la madre, sostanzialmente, no?
Quindi mi è sembrato qualcosa di cui volevo parlare. Il romanzo... è una specie di anatomia di una famiglia, sì, anche questo, cioè, romanzo. Di che cosa siamo, cosa eravamo in quel momento, no? E a un certo punto della storia, anche questo è un racconto diegetico, cioè questo quadro c'è perché c'è non lo leggo adesso, sennò andiamo un po' troppo per le lunghe, ma... No, insomma, mi piaceva capire l'associazione a questo quadro, la Madonna dei Pellegrini. Forse leggo solo una frase dal libro. A un certo punto Antonio, il poliziotto, è... la scorta dell'onorevole Fioravanti. Le due Rome si possono incontrare solo così, cioè la Roma del potere e la Roma del lavoro si incrociano perché i due lavorano insieme, altrimenti queste due famiglie non avrebbero mai modo di incrociarsi. Ecco, Elio è in grande crisi, l'onorevole, e va nella chiesa di Sant'Agostino prima di iniziare il suo ultimo, penultimo giorno di campagna elettorale, che lo porterà a battere le borgate del quartiere... Del suo distretto, insomma, quello all'epoca c'era ancora il non c'era la proporzionale, c'era uno contro l'altro, no? C'è un momento di il esattamente, quindi praticamente deve andare, c'ha un'agenda che prevede 14 eventi e lui c'ha una paura tremenda di andare in questi posti perché sa di essere atteso da gente coi sassi, insomma, e quindi va a dire una preghiera davanti alla Madonna del Caravaggio. La Madonna dei Pellegrini è forse l'unico quadro di Caravaggio che abbia un rapporto reale con la gente di Roma. Ovviamente potrei parlare un'ora di questo quadro, non lo faccio, no, però è un quadro che fin da quando è stato messo nella chiesa, dove è rimasto peraltro, è uno dei pochissimi quadri pale d'altare di Caravaggio e poi non sia stato rimosso, suscitò, le parole dei contemporanei sono, un grandissimo schiamazzo. Su questo si dice, se è stato scritto, che quindi è stato, non è piaciuto, ha suscitato scandalo, eccetera. In realtà lo schiamazzo è qualcosa di diverso nel momento in cui ne scrivono, nel Seicento. Cioè lo schiamazzo è anche acclamazione, è anche stupore, è grande rumore, perché il quadro di Caravaggio aveva mostrato alla plebe romana che andava nella chiesa di Sant'Agostino, dove c'era una Madonna miracolosa, eccetera, eccetera, aveva mostrato loro, cioè aveva mostrato che la religione, la fede, la Madonna... possono apparire a della gente qualunque, quindi non c'è sovrannaturale in questo quadro, c'è la verità. Ecco, è una lezione, è la lezione che Caravaggio ha dato all'arte, ma soprattutto alla gente che guardava i quadri, è il motivo per cui oggi è ancora così amato, è diventato un brand, a prescindere da tutte le riflessioni artistiche, no? E quindi anche per me era importante che un romano come Elio sentisse che questo quadro gli parla di lui, e leggo solo il quadro viene descritto nel romanzo, perché c'è Elio lì davanti e il quadro viene visto con gli occhi del poliziotto Antonio, che invece in una chiesa come Sant'Agostino non c'è mai entrato perché vive in periferia, va nelle chiese di cemento armato, nelle quali non ci sono certamente i quadri. E quello che colpisce Antonio, perché colpisce pure noi, è questo: il peccatore Caravaggio aveva saputo fare di una semplice romana, di una modella qualunque, peccatrice anche lei, la madre del Redentore, e di questo il popolo gli è sempre stato riconoscente e l'ha sempre venerata, perché se quella donna che potremmo amare, se quel bambino che potrebbe essere nostro figlio sono lo strumento della salvezza di Dio, anche noi potremo essere salvati. Ecco, questo è in qualche modo un po' la chiave di lettura. Sonia, nel vedere questo pensa quasi di poter essere salvato, poi in realtà non lo sarà perché la giornata andrà in tutt'altro modo. Però coglie questo messaggio nell'arte. Poi di questo quadro ovviamente ho scritto ancora e fa parte del Museo del Mondo, quello che lo ritroviamo nel Museo del Mondo. Però prima del Museo del Mondo parliamo di Tintoretto un attimo. Sì, qua ci andiamo a lui, dobbiamo andare a lui. Okay. Allora, Tintoretto diventa una passione decennale per te in qualche maniera. Venezia, tua città d'adozione, sì, in qualche maniera, hai fatto tantissime ricerche su di lui e tutto questo lavoro di studio e ricerca è approdato in un volume molto bello, molto ampio, un romanzo in cui appunto riattraversi i fatti, i dati della vita concreta di Tintoretto, però prendendoti tutta la tua libertà di ricostruire la memoria anche di lui attraverso la tua immaginazione di scrittrice in qualche maniera, no? Vabbè, la mia passione per Tintoretto è cominciata davanti a questo quadro tantissimi anni fa. Ero una studentessa di cinema e di letteratura all'università,
alquanto ignorante d'arte, come quasi tutti gli italiani che non vi si dedicano specificamente studiandoli, perché avevo attraversato il liceo e, in verità, anche l'università, incrociando una serie di formule molto sterili. Mi avevano insegnato che Tintoretto era un pittore della controriforma, manierista, ma sono parole che a me non mi avevano mai fatto capire che cosa potesse essere la pittura di quest'uomo. E un giorno sono entrata, mentre stavo a Venezia per altre ragioni, nella chiesa della Madonna dell'Orto, bellissima, a Venezia, che si trova a Cannareggio, dove mi fa piacere dire che chiunque abbia letto La lunga attesa dell'angelo è poi entrato, perché i libri fanno camminare il mondo, no? In realtà, così come io sono andata in giro per l'Europa cercando i quadri di cui avevo letto nei libri degli altri, così le persone l'hanno fatto con questo. Sono entrata lì perché nella Madonna dell'Orto c'era un Bellini nel 1990, nella prima cappella a sinistra c'era un Bellini. Bellini è un pittore facile, tra virgolette, apparentemente, quindi lo amano tutti e tutti lo conoscono, non ha bisogno di spiegazioni, le sue Madonne con bambino sono l'espressione della tenerezza, della raffinatezza, della dolcezza, sono quadri apparentemente consolatori, no? Ed è amatissimo, quindi io sono entrata effettivamente per vedere quello. Poi è stato rubato questo Bellini, non c'è più, è uno di quelli che ancora stanno cercando. Però in realtà invece nella chiesa, una chiesa gotica, la prima cosa che ti colpisce, che colpisce quasi tutti, e moltissime lettrici, anche non del mio libro, cioè lettrici in generale che sapevano di questo quadro, la cosa che ti colpisce è la luce che viene da un quadro appeso sulla porta della sacrestia un po' più avanti, che tu quando ti avvicini non sai che cos'è, perché è appeso molto in alto, il cartellino è piccolissimo da tutt'altra parte, come spesso nelle chiese, e non c'era l'illuminazione all'epoca, e poi non è una chiesa nella quale metti la monetina. Caravaggio si illumina ancora con la monetina nella della chiesa di Sant'Agostino. Quindi se entri nella chiesa di Sant'Agostino e non sai che c'è, potresti anche non vederlo, perché è buio, chiaramente, devi mettere la monetina. Questa chiesa invece si illumina col sole, quindi se entri nell'ora giusta, il sole ti guida a Maria, a Marietta e a Maria. E quindi lo guardi senza sapere che cos'è. E quello che ti colpisce è la straordinaria impaginazione del quadro, la scalinata ai piedi della quale ti trovi. Ti trovi letteralmente tu, perché il quadro è appeso in alto ed è sempre stato appeso in alto, in realtà, perché in origine foderava l'organo, quindi comunque la prospettiva dalla quale doveva essere visto il quadro è quella nella quale dobbiamo vederlo anche adesso. Veniamo trasportati letteralmente ai piedi della scala di un maestoso edificio che noi non vediamo perché il pittore non lo ha dipinto, e quindi veniamo invitati in qualche modo a salire a nostra volta su questa scala. Ci colpiscono due cose, a me colpirono enormemente due cose. La prima è che l'occhio va sulla bambina, una bambina in controluce che sta salendo la scala, una bambina sola. E ho cominciato subito a chiedermi, ma in quanti quadri della tradizione occidentale una bambina è il soggetto? In realtà, se ci pensate, pochissimo, ed è sempre Maria, Maria che viene presentata al Tempio, come in questo quadro, e Maria che legge, istruita da Sant'Anna. Queste sono le uniche due occasioni, diciamo, che la cultura, la religione hanno dato all'arte, ai pittori, per parlare di una bambina. Tintoretto però fa una cosa ancora più clamorosa, perché ce ne mette un'altra. Ai piedi della scala ci mette una donna con una bambina per mano, una bambina che ha la stessa età di Maria, che in realtà è la sua gemella, perché poi guardandole meglio si vede che sono quasi la stessa figura, anche se una ha degli abiti contemporanei, la bambina ai piedi della scala, e l'altra Maria invece ha dei vestiti genericamente antichi, anticheggianti, angelicati più che altro. Quindi io rimango incredibilmente colpita, insomma, dal modo in cui il pittore ha impaginato questa storia biblica e questa storia evangelica, poi in realtà dei Vangeli apocrifi, perché non c'è nei quattro canonici. In verità Tintoretto forse l'ha letta nel leggendario dei Santi, nella leggenda aurea, o forse l'ha letta nel Vangelo, nel protovangelo di Giacomo, un Vangelo che poi è stato considerato eretico, che circolava però negli ambienti che Tintoretto frequentava. Comunque, io non so nulla di tutto questo in quel momento, quello che mi colpisce è il modo in cui il pittore ha costruito il quadro, l'attenzione alla femminile, perché guardandolo meglio poi ci si accorge che la parte destra del quadro è una sinfonia di donne, ci sono solo figure femminili. Ce n'è un'altra. Sono tutte donne, no? E tutte bambine. Tutte donne e tutte bambine, a diverse età, quindi c'è la bambina che sta
la neonata, la ragazzina di 4 anni, poi ci sono le mamme più giovani, meno giovani, ci sono le vecchie dietro, no? Quindi è come se fosse una grande riflessione sul destino femminile. A me, insomma, sinceramente ha colpito enormemente un pittore di quell'epoca che mostrava una sensibilità simile, anche perché di quadri sulla presentazione di Maria ce n'è tantissimi, però non sono mai così, e soprattutto, per esempio, Maria non è mai lasciata sola, spesso diventano un quadro sul saluto dei genitori, no? Perché ci sono sempre Maria e Giuseppe che accompagnano Maria al tempio e la bambina che si volta a salutarli. Invece qui Tintoretto i genitori non li ha messi, ed è come se trasformasse noi spettatori anche in padri e madri che accompagnano i propri figli ai piedi della scala della vita. Beh, ha uno slancio, e cioè poi li lasciano andare, no? Lei la ti proteggo finché posso, no? E poi però la scala è tua, è tuo il destino, no? E quindi questo è il quadro di un padre, chiaramente. Poi che sia Maria la bambina veramente, questo noi non lo sappiamo né mai lo sapremo, perché il quadro, la datazione del quadro farebbe pensare che possa essere la figlia effettivamente, però la figlia nasce in quel momento, quindi è come se fosse una riflessione appunto sul destino della paternità e delle ragazze. Comunque, e di quella ragazza parte da qui parte la mia passione per Tintoretto, per Marietta, che fu una pittrice a sua volta, l'unica dei figli di, perché Tintoretto quanti figli ha avuto? Ne ha avuti 9, 5 femmine. L'unica a cui diede un destino d'artista è Marietta, che poi era la figlia di una sua amante tedesca. La leggenda veneziana vuole che sia questa bellissima donna di spalle, in realtà anche che sia questa, la sua Susanna, che sono quadri dipinti nella stessa epoca. Questa è una delle Susanne, ci sarebbe molto da dire anche su questa Susanna, una delle più belle per me della storia dell'arte, perché ridicolizza il voyeurismo maschile e quindi insomma fa tutta una riflessione sullo sguardo dell'uomo, sul corpo della donna, che non è affatto banale. Non solo in quell'epoca, ma in verità anche finché il tema, insomma, finché il tema è andato avanti. Quindi Tintoretto sceglie per Marietta un destino d'artista, però la considera anche una sua proprietà, e alla fine Tintoretto sarà l'artefice della vita della figlia e anche l'inventore del suo romanzo. Tant'è che poi io, quando ho scritto il romanzo, ho deciso di far parlare Tintoretto stesso, perché è stato Tintoretto a decidere quello che noi dovevamo sapere di Marietta e quello che noi dovevamo ignorare. Nell'ambito delle mie ricerche decennali per la famiglia Tintoretto mi sono resa conto però che il racconto del romanzo di Marietta e di Tintoretto non era esattamente, in qualche caso coincideva con la verità storica, in qualche caso no, e quindi mi interessava fare un lavoro parallelo: da una parte raccontare a mia volta il romanzo di Tintoretto e di Marietta con lo sguardo di oggi, naturalmente, e quindi lavorando sui suoi silenzi, però in qualche caso anche accettandoli, perché Tintoretto poi ha protetto la figlia da alcune cose che all'epoca non si potevano sapere, e se si fossero sapute avrebbero pregiudicato gravemente la sua vita, insomma, e il suo futuro. Dall'altra, facendo invece un lavoro di ricerca di prima mano sulle fonti, ricerca d'archivio sulla storia vera della famiglia, dei figli, delle altre figlie, perché per esempio la storia delle 5 figlie di Tintoretto è la storia di tutte le donne del passato, della nostra cultura, una appunto direi dedicata all'eccezione, perché comunque la figlia illegittima è la figlia naturale, le 2 figlie destinate al matrimonio faranno dei matrimoni tremendi e abbastanza infelici con persone che non hanno scelto o che non le renderanno, insomma, soprattutto una verrà tradita, però lei saprà vendicarsi, poi a 60 anni sposerà un uomo di 30, quindi insomma saprà farsi padrona della sua vita, anche la figlia di Tintoretto destinata al matrimonio. Invece 2 finiscono in convento, come era tradizione veneziana e romana, ovviamente italiana, e anche lì, per sfatare i miti, una delle 2 forse morirà infelice, quasi centenaria, però l'altra trova invece in convento la sua realizzazione, una donna, Perina si chiamava, nel romanzo si chiama Perina e così si chiamava nella realtà, in convento troverà la sua libertà, diventerà addirittura madre perché le viene affidata una bambina che è la sua nipotina, che la cresce, vivono insieme tutta la vita, e questa donna diventerà addirittura badessa, una figlia di un pittore. Le badesse erano solo le Tiepolo, le Foscolo, le Foscarini, insomma erano le figlie dei nobili, invece la figlia di Tintoretto diventa badessa. Quindi questa storia insieme all'altra mi sembrava che raccontasse davvero tanto del... No, ma è così. Ma tu sei d'accordo con questa
Tesi, che Tintoretto è stato il cervello più terribile che ci sia mai stato nella pittura? Io sì, completamente. Questa è una frase di Vasari. Prima vi ho letto la frase tremenda di De Chirico su Sartorio, a proposito degli oltraggi, no, che gli artisti subiscono. Vasari ha scritto una biografia di Tintoretto molto... I critici, gli storici dell'arte trovano molto bella, invece è tremenda, perché parla di lui al passato. Tintoretto è vivo quando scrive, quando Vasari pubblica questa biografia, che esce nell'edizione delle Vite del 68. Sì, che scrive che è il più terribile cervello che abbia mai avuto la pittura. Però parla di lui al passato, come se ormai lui non possa fare più niente, cioè ciò che poteva essere non è stato Tintoretto. Vasari detesta la pittura di Tintoretto e la stronca duramente, in un modo che sarà perpetuo nella cultura italiana, perché arriverà fino a Longhi, che la perpetuerà a sua volta. Longhi è l'altro grandissimo caposaldo, insomma, della cultura italiana artistica, e quindi avere contro Vasari e Longhi chiaramente per Tintoretto è stato fatale. Però Vasari stesso dice questa cosa di Tintoretto, che fu il più terribile cervello che abbia mai avuto la pittura, cioè gli riconosce qualcosa di... che è molto pertinente. La terribilità era la capacità di suscitare impressione con le proprie opere. C'è un autoritratto qui. Eccolo. Questo è l'autoritratto da vecchio. La terribilità la riconosce solo a Michelangelo, oltre che a Tintoretto. La capacità di suscitare impressione non è solo spavento, cioè è proprio uno sconvolgimento duraturo, e Tintoretto lo fa. Tintoretto è questo, è un cervello, è un pittore che pensa. Forse non aveva una gran cultura, i pochi suoi autografi ci dimostrano che forse non sapeva neanche scrivere in italiano, parlava in veneziano, e quando deve scrivere in italiano si fa scrivere dal suo cognato, che è un impiegato dello Stato. Era un veneziano che veniva dal popolo, che si è fatto da solo, però leggeva tantissimo, leggeva in prima persona. Il Vangelo di Giovanni se lo legge lui, non se lo fa leggere dai mediatori. Legge lui. Sì, e quindi pensa, è un pittore che pensa. Questo dà molto fastidio, naturalmente si pensa sempre che il pittore debba eseguire, e tutti gli storici dell'arte dicono gli hanno dato un progetto e Tintoretto l'ha eseguito. Io non penso, perché Tintoretto pensa per immagini e tutte le opere che ha fatto. È guidato da questo furore creativo che non lo abbandona. L'unica mai, cosa che conta per lui per è dipingere, trovare lo spazio per farlo. A seconda dei committenti, gli possono garantire più grandi dimensioni. È un grande narratore, Tintoretto spesso ha bisogno di grandissimi spazi. Però, siccome i veri artisti sanno essere molto contraddittori, il grandissimo narratore che ha bisogno di spazi sterminati, per cui a volte ci sono sue tele che sono più grandi di un campo di tennis, come il Paradiso del Tintoretto è grande come un campo da tennis, la Crocifissione misura 12 metri di lunghezza, è come una stanza praticamente, quindi luoghi enormi. Però alcune delle sue opere più belle sono invece fatte di niente, come questo autoritratto che fa da vecchio, o anche quello da giovane, perché un pittore del 1546 che dipinge in questo modo, con una modernità che potrebbe essere stato dipinto appunto ieri, l'altro ieri, nell'Ottocento, non ha bisogno di nulla, non fa vedere niente della mistiera della pittura, non fa vedere i pennelli, non fa vedere la tavolozza, non fa vedere i suoi vestiti, non ha bisogno di mostrarsi come una persona per bene, come i pittori ossessionati dalla rispettabilità vogliono fare. Ci fa vedere solo il suo sguardo, la sua faccia, i suoi occhi provocatori, intensi, il modo in cui dipinge sprezzante, sommario, però anche incredibilmente efficace. Bocca chiusa sempre, io non parlo, io parlo dipingendo. E poi soprattutto una mancanza di retorica assoluta sulla sua figura. Questo a me ha colpito enormemente. Chi ha letto il romanzo provi a pensare, o chi lo vuole leggere, come si fa a far parlare una persona che vede se stesso in questo modo, no? Con una severità, una spietatezza, una franchezza assoluta. Io questa era la sfida per te. Sì, perché uno che si dipinge così deve riuscire in qualche modo a dargli una voce adeguata. Naturalmente. Poi uno così, per te diventa chiaro che la sua passione per... cioè è uno abbastanza distaccato da tutti i figli che ha avuto, no? Le femmine possibilmente in convento, i maschi... certo non seguiti, i maschi devono fare quello che dice lui, fare i pittori, quello che dice lui, però invece questa grande passione per l'unica figlia illegittima che lo domina in qualche maniera e che creerà un capovolgimento nella sua visione esistenziale. Marietta è il grande
grande amore di Tintoretto, i contemporanei riportano la notizia di questo grande attaccamento del pittore per la figlia. È un fatto piuttosto insolito, perché nelle biografie dei contemporanei viventi non si fanno commenti sul... La fa vestire da maschio per poterla avviare all'arte. Per tenerla con sé. Le ragazzine di buona famiglia non potevano uscire di casa o frequentare certi luoghi, quindi lui se la portava dietro. I veneziani rimangono molto colpiti da questa educazione singolare che Tintoretto le impartisce. Cioè, le vuole fare una donna libera alla fine del Cinquecento a Venezia. Lui. Sì, dove chiaramente ce n'erano tante, però erano spesso delle cortigiane. No? Ovviamente forse l'origine di Marietta gli permette di fare questo, invece l'origine delle altre non glielo permette. Però Tintoretto è stato un uomo anticonvenzionale in tutto, sempre. Un anticonformista che è andato sempre per la sua strada, rompendo le regole degli altri, e anche nel modo in cui ha vissuto con la figlia è sicuramente stato al di là, insomma, di solito i padri illegittimi mandavano le figlie in convento, cioè quando avevano una figlia illegittima. Però è lì che si è insinuata la tua curiosità, insomma. A me ha stupito, no, questa relazione, anche perché non era un sentimentale Tintoretto, era un uomo molto brutale, anche con le donne era tremendo, ci sono le pochissime aneddoti riportati dai suoi biografi, che peraltro li hanno ascoltati dalla bocca del figlio, quindi comunque da una fonte certa, dicevano che era molto sprezzante, gli piaceva pagare poco, non gli piaceva andare a chiacchierare troppo con le cortigiane che la facevano lunga, insomma, che si davano un sacco di aria, preferiva così. Era il suo animale simbolo, il cammello è un animale che ha una grande potenza sessuale, e Tintoretto è stato un pittore maschio per eccellenza. D'Annunzio, vedendo i suoi quadri, lo riconosce subito come un rivale possibile, quindi era un uomo di enorme energia, di grande potenza. Però con la figlia tutto questo diventa altro, no? Diventa una relazione profondissima, struggente, perché chiaramente non puoi amare qualcuno che è tuo, certo. E nello stesso tempo la vuoi possedere la sua vita, quindi la vuoi far sposare per tenerla vicino a te e trattenerla. È interessante, io ho portato solo anche qui potrei parlare 100 anni di Tintoretto, però questo è uno dei quadri per me più bello e più interessante, perché sta in una chiesa di Venezia spesso chiusa, quindi a volte anche i turisti che ci tornano tantissime volte, anche gli amatori, così hanno difficoltà a vederlo. È aperta solo dalle 10 alle 12, lo dico, perché casomai qualcuno ci andasse. Questa è una vera fissazione. No, perché io stessa per vedere tutti i Tintoretto di Venezia ci ho dovuto vivere 10 anni, perché alcune chiese sono perennemente chiuse e aprono solo per i funerali, per esempio. Ho dovuto partecipare a decine di funerali per vedere un quadro di Tintoretto, no? Perché è chiesa chiusa, quindi come si fa? Questo Tintoretto la dipinge nel 77 per un committente che non era né un principe, non era lo Stato, era un signore qualunque, un borghese come lui, di origine peraltro molto umile, che invece si è fatto strada, si chiamava Antonio Milledonne, era diventato alla fine il segretario del Consiglio dei Dieci, che è un ruolo importantissimo, perché il Consiglio dei Dieci era il governo di Venezia. E quest'uomo era molto anziano e ovviamente gli chiede una pala con il proprio santo, no? Antonio, non gli impone non gli dice niente, insomma, gli dà semplicemente uno spazio. Tintoretto, che in quel momento ha tantissimo da fare, tra l'altro lo stanno cominciando a chiamare Morto Tiziano, quindi anche le corti europee, quindi gli si sta aprendo una strada possibile di pittore internazionale, che invece lui non diventerà, e invece dedica la sua attenzione e realizza con una cura eccezionale la pala per un semplice borghese della città, e trasforma la tentazione di Sant'Antonio in una tentazione erotica. Ovviamente è previsto dalla storia di Sant'Antonio, però quasi mai si vede in una chiesa una cosa del genere, anche perché qui ci sono delle donne nude in una chiesa dal 1577, cosa che già a Roma non sarebbe stata più possibile, nella Venezia libera insomma ancora si può fare, però c'è stato già il Concilio di Trento, sono state già varate le norme a cui i pittori si devono attenere, e questa è una violazione chiaramente. Questo è un quadro sulla tentazione, e anch'esso è un quadro sul desiderio. Mi ha colpito una cosa, che Tintoretto i quadri sul desiderio li fa tutti nello stesso momento, fra il 77 e il 78, e Tintoretto sull'orlo della vecchiaia a sua volta. E parlo di questo quadro anche nel romanzo, però mi piace leggere soltanto una frase, perché è quello che ho pensato guardandolo la prima volta.
Sta parlando Antonio Miledonne, che sta commissionando il quadro a Tintoretto. Immaginavo che volesse una pala d'altare tradizionale, una Madonna in gloria, una resurrezione, qualcosa di adatto al luogo in cui avrebbe riposato fino al giorno del giudizio. Infatti lui sarebbe morto poi e seppellito sotto questo quadro, sotto lo scalino di quest'altare. Mi commissionò una tentazione di Sant'Antonio. Disse che aveva frequentato senatori, procuratori, inquisitori e doggi, che per tutta la vita lo aveva ossessionato la tentazione del potere e della gloria. Ma una volta appagata, quella tentazione era morta. La tentazione della carne invece lo tormentava ancora, anzi lo tormentava assai più adesso che era acciaccato e paralitico alla mano destra di quando era giovane. Infatti da giovane gli bastava appagare il corpo perché il desiderio si spegnesse, invece adesso il corpo non poteva più appagarlo se non a prezzo di pena e fatica, e perciò cercava di appagare il desiderio con l'immaginazione. Ma l'immaginazione, maestro, è come un incendio e non si può spegnere mai. Per questo essere vecchio è la tentazione più atroce. Non so se potete capirmi, ma vorrei che il vostro dipinto parlasse di questo. E l'ha capito perfettamente. E così, a me è piaciuto immaginare questo, perché questo è un quadro sul desiderio che può essere vinto soltanto all'intervento salvifico di Dio, di Gesù. Senti, ti lascio riflettere ancora un po' sul rapporto, sulla paternità, tornando un attimo, perché a distanza di un po' di anni c'è un nuovo romanzo ambientato nella contemporaneità, Sei come sei, un romanzo breve, per te una stranezza, perché di solito siamo su centinaia di pagine, invece Sei come sei è un libro di poco più di 100 pagine, mi sembra. No, sì, 200. 200, che per te sono poche. E tu hai detto che volevi scrivere un romanzo breve, molto efficace, molto forte, che colpisse al cuore in qualche maniera. E però la paternità è l'argomento di questo libro, è stato anche al centro di tante polemiche. È la storia di una ragazzina di 10-11 anni, ancora preadolescente, che scappa dalla città dove vive, tu la incontri, ce la fai incontrare su un treno che ha preso, è la figlia di una coppia omosessuale che l'ha avuta attraverso la maternità surrogata, diciamo, quindi non è una bambina nata in Italia, ma vissuta in Italia con uno dei due padri. Il padre biologico però muore e lei scappa per andare a cercare l'altro padre, quello non biologico in qualche maniera. Quindi un romanzo molto... A questo romanzo che tu cali nella contemporaneità affrontando un tema caldissimo, siamo nel 2013, si comincia a parlare di queste cose. Io ricordo che durante la lettura di questo romanzo, cioè quando questo romanzo è stato presentato in un liceo romano, alcuni genitori hanno protestato perché l'hanno ritenuto inadeguato come argomento per i loro figli, già grandi, perché parlavamo appunto di liceo, non di scuola media. E a prescindere da questo, rimaniamo al tema di questo nostro incontro. Tu ci riporti a San Giuseppe con Gesù bambino, a proposito, quindi al tema della paternità di nuovo attraverso un quadro antico, però, anche per questo romanzo, Herrera il Vecchio, San Giuseppe con Gesù bambino, un quadro che sta a Budapest. Sì. Cosa ti colpisce? La giovinezza di questo San Giuseppe? Anche questo è diventato un quadro diegetico, perché viene citato in Sei come sei, ed è la scena madre... È la scena madre del libro ed è la scena madre del mio laboratorio. Io sto a Budapest proprio in questo museo, lo Movezeti, non so se lo pronuncio bene, mi scusino gli ungheresi. Museo stupendo, perché sono le collezioni degli Esterhazy e una parte delle collezioni degli Asburgo, quindi comunque uno dei musei più importanti d'Europa. Io sono andata lì però a vedere i disegni di Marietta. Perché quindi stavi dentro il Tintoretto? Io stavo dentro dopo il Tintoretto, nel senso che pubblicare un libro non vuol dire finire un progetto, no? E quando ho pubblicato i due libri su Tintoretto, poi mi è rimasto il desiderio di continuare a lavorare sulle opere perdute di Marietta. Poi avrei lavorato alla mostra di Tintoretto, insomma ci sono tante altre cose, però stavo cercando i disegni di Marietta, non sono firmati chiaramente, ci sono centinaia di disegni di Tintoretto che però non sono suoi, sono della scuola, sono dei suoi allievi. E alcuni di questi, sulle carte rovinate dal tempo, macchiate dall'inchiostro, eccetera, si riescono a vedere dei segni grafici.
era una matita, però se n'è andata, no? E in una riproduzione che avevo visto mi sembrava che su quelli di Budapest ci potesse essere qualcosa che potevo leggere, quindi siamo andati a Budapest e stavo lavorando insomma nella sala dei disegni. Ovviamente ogni volta che andavo al museo mi vedevo qualche quadro, c'è cioè una collezione stupenda, e una volta mi ha colpito questo di Herrera il Vecchio. Erano parecchi anni che volevo fare un libro sulla paternità, ne ho parlato sempre in realtà, cioè in quasi tutti i miei libri, perché anche Il giorno perfetto in fondo è su quello, perché c'è un padre che arriva al gesto estremo di rivolgere le armi contro la sua stessa prole, no? Cos'è la paternità, poi c'è Tintoretto che è un padre, naturale, che non saprà mai se è il padre vero di questa bambina, no? Quindi tormentato dalla speranza quasi che alla fine Marietta non sia sua figlia. Che cos'è? Cosa vuol dire essere padri? Forse tutti i padri sono padri naturali, perché la paternità si apprende. Cos'è? Insomma, cioè, mi interessava lavorare su questo e sapevo di volerlo fare però nel modo più diretto possibile, quindi su una coppia di padri, ma in particolare sul padre che non è padre, non lo è per la legge intanto, la legge italiana, ma non lo è perché comunque biologicamente non ha nessun rapporto, no, con la creatura che si trova a crescere. Quindi avevo deciso di scrivere una storia di due uomini che hanno una figlia, no? Però in qualche modo era come se non riuscissi a trovare la chiave del personaggio di questo padre, cioè non del padre biologico, ma dell'altro, no? Ecco, guardando questo quadro in realtà invece mi si è rivelato. Herrera il Vecchio è un pittore spagnolo del grande secolo, del secolo dell'oro, sivigliano, per qualche tempo è stato il maestro di Velázquez, bambino. Ha la sfortuna di vivere appunto in un'epoca nella quale la pittura spagnola raggiunge i vertici ineguagliati poi del suo splendore. Aveva un carattere tremendo, un po' come Tintoretto, un uomo ispido, bizzarro, aggressivo, che spesso litigava con i suoi committenti e che in realtà non ha mai avuto vita facile, nemmeno come artista. Era anche un padre tremendo, da un punto di vista proprio... Ha avuto un pittore figlio, Herrera il Giovane, famoso pure lui, però era un padre abbastanza tremendo. A un certo punto deve anche emigrare a Madrid, perché a Siviglia non riesce più a lavorare. E quello che mi aveva colpito nei suoi quadri è la sua capacità, che poi è un po' quella anche di Velázquez e di altri, però di unire il realismo più triviale con la spiritualità più, oggi diremo quasi sdolcinata, però in realtà più leggera, più lieve, più sublime. Ce l'ha anche Murillo questa capacità, ce l'aveva anche Herrera e ce l'ha anche Tintoretto però, perché anche Tintoretto è uno che riesce a rappresentare i piedi zozzi della donna, i piedi della scala, per esempio, e però lo slancio mistico verso della bambina che entra nel tempio. Quindi è un pittore in qualche modo che capisco. Pure io, per certi versi, cioè nei miei libri ci sono tante cose anche grevi, no? E la verità grezza e cruda, e poi magari però c'è anche un po', a volte, qualche slancio, insomma. Ecco, io vedo questo quadro, capisco chi è Jose, e Jose nel romanzo vede questo quadro e capisce di voler avere un figlio. Rimane folgorato. Il quadro si intitolava San Giuseppe con Gesù, ma l'uomo raffigurato in camicia azzurro indaco, avvolto in un morbido mantello giallo, non aveva niente che facesse pensare a San Giuseppe. Tanto giovane. E neanche il bambino, ritratto con naturalezza, aveva nulla di divino, e se non avesse tenuto fra le mani una piccola corona di spine, Giose non avrebbe mai indovinato che fosse Gesù. Anzi, inizialmente l'aveva addirittura scambiato per una bambina, perché indossava una camiciola rosa. Nessuno dei due aveva l'aureola. Per lui erano solo un padre, ancora giovane, nemmeno quarantenne, coi capelli lunghi e la barba scura, insieme a suo figlio, riccioluto e biondo. Non si somigliavano, non avevano lo stesso sangue, se ne stavano seduti su un sasso, al limitare del bosco, fra gli alberi. Il padre teneva il figlio in braccio con dolcezza. L'amore che provava per il bambino emanava una specie di luce, un alone dorato che illuminava entrambi. Quel sentimento era visibile, visibile come la firma del pittore e la data che dipinta su un sasso spiccava sulla tela, 1645. Ecco, il San Giuseppe di Herrera non è il San Giuseppe a cui siamo abituati noi, che è il vecchio, grinzoso, decisamente anziano, decrepito, che non potrebbe mai essere il vero marito di Maria e mai il vero padre di Gesù. Asessuato. Forse il nostro immaginario ce lo presenta così, la nostra cultura cattolica ce lo presenta così,
proprio per evitare un qualsiasi tipo di associazione o dubbio sulla maternità e sulla paternità divina di Gesù. Gli spagnoli invece non hanno mai avuto questo problema, nonostante sia il paese cattolicissimo soggetto agli stessi dogmi, alle stesse norme. Il San Giuseppe degli spagnoli, io in realtà non lo sapevo, ho visto questo per primo, poi ne avrei visti decine di altri. Il San Giuseppe degli spagnoli è semplicemente un uomo, è il marito di Maria, è un giovane virile che potrebbe tranquillamente essere il padre di Gesù, ma non lo è. Quando vengono rappresentati sono sempre diversi come il biondo con lo scuro, si capisce, cioè chiunque guarda sa che questo non è suo padre. E questo lo avvicina al padre omosessuale. Eppure è un padre, perché chiaramente nei San Giuseppe con Gesù, che è un tema peraltro diffusissimo nella pittura spagnola, San Giuseppe sta sempre tocca il bambino, cioè ha un rapporto di tenerezza, di protezione, di vicinanza, insomma è l'immagine del padre in qualche modo, no? E allora per me questo quadro in qualche modo è stato decisivo, cioè ho capito che il mio Giose era proprio così, era un giovane barbuto, quarantenne, non era, cioè un uomo virile, bello, prestante, che decide di fare un figlio col suo fidanzato, che all'epoca non esisteva neanche riconoscimento della relazione fra i due, oltre a quella con i figli, insomma, e che lui avrebbe amato questa bambina, l'avrebbe amata pazzamente, anche se non ha nessuna relazione fisica, biologica con lei, e che l'avrebbe cresciuta con tenerezza, e che poi, una volta che l'avrà perduta, soffrirà infinitamente per questo, no? Il romanzo è questa storia. Poi ha suscitato un sacco di problemi a me, a chi ha fatto leggere, ci è valsa denunce per spaccio di materiale pedopornografico, per oscenità e cose del genere, insulti di tutti i tipi, oltraggi tipo quelli che abbiamo sentito prima. Per fortuna superati. Poi dopo i giudici hanno archiviato le domande, i professori che hanno fatto leggere il libro sono stati ovviamente, cioè tutto è caduto nel nulla, era una manovra politica tremenda, perché comunque l'argomento suscita tuttora discussioni feroci, perché anche punti di vista legittimamente differenti, anche dire, punti però di vista differenti, ma i libri servono appunto a fare, ma certo. Cioè, invece di discutere dell'argomento si attacca il libro, diciamo, per cercare di citare l'argomento. Senti, sì. E poi ci avviamo un po' alla conclusione di questa carrellata, il Museo del Mondo e l'apoteosi un po' di questo tuo lavoro di raffronto tra arte e letteratura in qualche maniera, diciamo, anche se con questo è un libro che raccoglie tutti i tuoi interventi, mi pare siano 52, sì, domenicali, sì, sul quotidiano, sì, La Repubblica, in cui tu hai costruito il tuo museo ideale, cioè i capolavori che metteresti in una galleria personale, diciamo, in qualche modo. Sono dei ritratti di quadri, dei commenti bellissimi, perché che veramente fanno pensare che in fondo tutto sommato il racconto è lo scopo di ogni arte, in qualche maniera. Questo lo cita Pappalardo nel presentare tutto il tuo progetto, mi ricordo, sì, in un articolo perché, sì, è una frase di Munch. Sì. Oppure a me mi era venuta in mente anche una frase di, mi pare sia Jean Clair, che dice in fondo un quadro è parola dipinta in qualche maniera, no? E quindi è sempre bello quando uno scrittore racconta i suoi capolavori in qualche maniera, perché poi si invera una cosa, che ogni opera d'arte può parlare sempre, ancora e ancora, se c'è qualcuno che la racconta in qualche maniera. Poi penso è che molto affascinante questo lavoro per il Museo del Mondo. Perché penso che per me, diciamo, nella mia storia di amateur, non c'è neanche il femminile di amateur, però chiamiamolo di amateur dell'arte, no? Io sono arrivata all'arte non attraverso lo studio, io sono una contemporaneista, però sono un italianista di formazione accademica, tra virgolette. Invece l'arte è stata una mia conquista personale, no? Di passione, di ricerca, di lettura, di viaggi per andare a vedere le opere, e però anche di letture. Mi sono resa conto negli anni che spesso sono stati gli scrittori a muovermi verso l'arte, e scrittori che hanno parlato di opere. Penso a Canetti, per esempio, che ha scritto di Grunewald. Anche Sebald ha scritto di Grunewald, ma io già lo conoscevo. Grunewald, grazie a Canetti. È il Samorante del Beato Angelico. Cioè, sono spesso stati gli scrittori a trovare la chiave che mi ha reso Foscolo del Canova, che mi ha reso parlante un'opera che altrimenti avrei avuto timore di guardare o che non avrei avuto il coraggio di vedere, no? Anche Dostoevskij e la Raffaello. Sì, cioè spesso sono stati proprio gli scrittori. Quindi quando Repubblica mi propose di scrivere un racconto ogni settimana, infatti sono 52 perché sono le 52
settimane insomma, dell'anno. Ti iscrivevi in una tradizione anche, c'era un passato sì, per sì, questo. Sì, sì, io ho detto, beh, è una cosa tremenda, difficilissima, però mi piace molto. Devo a Repubblica la libertà assoluta di comporre il mio museo, perché ho spiegato, guarda, che però io non essendo una storica dell'arte non posso scrivere di qualunque cosa o delle cose che le persone si aspettano di trovare, cioè non ci saranno alcuni dei capolavori assoluti della storia dell'arte dei quali io non posso dire nulla di più di quello che hanno già detto migliaia di altre persone. Io sì. Vorrei avere la libertà di scegliere opere che invece mi hanno parlato. Io qui certo. ho portato soltanto due immagini, no? Di due pittori che amo tantissimo, uno è Kandinsky e l'altro è Mondrian. Di entrambi ho scelto due quadri che sono sulla soglia. Prima parlavamo della Medusa, no? Che veniva messa sulle soglie, è sì. Una figura di passaggio. Sono affascinata dalle soglie e mi interessa tantissimo anche Rothko, che ho scelto, è un quadro di passaggio. Il momento in cui un pittore sta per trovare la chiave con la quale poi diventerà se stesso, no? Per esempio Mondrian, tutti, cioè, quando uno pensa a Mondrian sa che cosa si sta aspettando di vedere. Invece a me interessano i quadri prima, nel momento della ricerca. Questo è il quadro del passaggio verso l'astrazione, in cui la figura c'è ancora, è un cavallo. Il cavallo per Kandinsky significa tantissime cose, per la nostra tradizione, la nostra storia della cultura, il cavallo di San Giorgio, certo. I cavalli della pittura dell'Ottocento, insomma si potrebbe dire tantissimo. Qua il cavallo è sul punto di svanire, no? Però c'è ancora, ci sono due linee. E i colori, il Kandinsky ha cominciato a capire, perché quando dipinge questo questo qui è china, no? Questa cosa nera sì. È la china su carta, sta cominciando a capire che i colori, sta scrivendo lo spirituale dell'arte, comincia a capire che i colori hanno un effetto sull'emozione e la influenzano, la determinano, quindi sa che cosa provoca il verde, che cosa provoca il giallo, che cosa provoca l'azzurro. Quindi accenna, se ne libera un po'. E in qualche modo qui, prima ancora di aver teorizzato tutto questo, però lo realizza. E quello che mi ha colpito di più, io amavo da morire questo quadro ma non sapevo perché, poi anni dopo ho letto Lo spirituale nell'arte e in un passaggio Kandinsky dice che il movimento da destra verso sinistra è il movimento della libertà, il movimento da sinistra verso destra è il movimento invece del ritorno verso casa. Se guardate prima il da sinistra verso destra è il ritorno a casa. Il quadro di Rembrandt che abbiamo visto prima si legge esattamente un quadro che si legge da sinistra verso destra. Torniamoci un secondo, poi basta. Fa impressione perché sono osservazioni sulla lettura proprio delle immagini, certo. No? Che oddio, questo qua. No, aspetta, è tornato. Ed è il quadro del ritorno. Invece sì. L'esaltazione che mi ha sempre dato questo quadro di Kandinsky è questo, è il movimento della libertà. Il cavallo sta superando un ostacolo. Kandinsky poi fa tutta una teoria sulle linee verticali e le linee orizzontali. Ecco, io non lo sapevo, però il quadro me le ha trasmesse. E quindi è una delle mie preferite in assoluto. Una delle ragioni. E poi questo qui invece è il Mondrian che sta per abbandonare la pittura figurativa. E questo albero è uno dei, forse l'ultimo albero, c'è tutta una parte della pittura di Mondrian che noi neanche conosciamo più, è il Mondrian di prima, legato alla pittura olandese, figurativa, all'inizio Novecento. Questo è un quadro del 1912, e Mondrian sta andando verso l'essenzialità più assoluta, è un quadro fatto di niente, colore, solo una sinfonia di grigi, anche lì ti insegna che la pittura è... cioè il lavoro di un pittore sul colore può essere fatto anche su un solo tono, lavorando su quello, e i rami che stanno per diventare una griglia geometrica, che poi è quella che diventerà appunto la formula, chiamiamola anche formula perché poi alla fine diventerà una formula, però verso l'astrazione, verso la depurazione di tutto ciò che non serve. È un quadro di depurazione, direi. Mondrian sta cercando l'assoluto, però qui c'è ancora l'albero. Ecco, a me commuove, emoziona molto di più, devo dire questo, che non i famosi quadranti dove ci sono i tre colori. Insomma, questo mi emoziona. Capisco che Mondrian sta andando verso l'assoluto e per me l'assoluto è questo, perché c'è ancora la vita, no? Quindi... Sì, ma infatti la fascinazione per questo tuo lavoro sui 52 capolavori è proprio questo. Senti, chiudiamo con Io sono con te. Dobbiamo parlare, è il tuo ultimo libro del 2016 ed è la storia in presa diretta, somiglia un po' a Sei come sei in qualche maniera, no? Perché è il racconto in
presa diretta del tuo incontro con una profuga che si chiama Brigitte. Credo che sia un'amicizia ancora viva, presente nella tua vita, quella con questa persona, che tu poi riesci a conquistare dal punto di vista dell'amicizia e quindi a poter raccontare. E il libro lo testimonia molto bene. È come se tu ci dicessi, è solo dentro gli occhi di ogni singola persona che si può vedere il mondo. Cioè, per parlare dell'immigrazione oggi, tu fai questa scelta di raccontare una persona, una profuga, e, con questo libro. Quindi è un libro che è la storia di un incontro, di un riconoscimento, anche di un calvario, di una rinascita, insomma, no? Diventa un po' affresco italiano, affresco del paese anche questo libro qui, perché tu, raccontando Brigitte in qualche modo, cioè questa donna, racconti l'Italia di questi anni e il modo in cui si rapporta al problema dell'immigrazione, nel senso che racconti soprattutto il contrasto pazzesco che c'è tra la capacità di essere del nostro paese ospitalissimo e nello stesso tempo tragicamente e pesantemente inospitale, insomma, i due estremi di questa esperienza. Ora stiamo parlando sempre attraverso l'arte, quindi vediamo, a questo libro tu associ questo quadro, dici cos'è? Sì, questa è la copertina, è la copertina che è stata scelta sempre da me, però da me è Brigitte. Brevissimamente a commento di quello che si diceva, come di quello che vuoi, insomma, diciamo, a commento di questo introduco. Che diceva giustamente Maria Ida, è un libro nato da un'urgenza evidente, insomma, di cercare di raccontare quello che sta succedendo, quello che stava succedendo all'Italia. Collaboravo con il Centro Astaglia, che fa parte del servizio dei gesuiti per i rifugiati, per fare dei progetti scolastici con loro, grazie a Vita che mi aveva fatto incontrare. Sì, perché appunto, poi siamo dentro la figura dell'esule, cioè, c'è da tramite Vita sono arrivata a loro, abbiamo dal cominciato dal bacio della medusa fino a sì, infatti anche contenta, anche il bacio, insomma, della medusa, c'è la bambina che va a piedi, figura, no? C'è sempre una figura femminile, c'è sempre la figura dell'esule, del profugo, di colui che ha abbandonato un luogo, e, insomma, sono sì, i tuoi temi. È un tema che c'era sempre, con il Centro Astaglia volevamo cercare di raccontare qualcosa, di provare a cambiare un po' la narrazione in atto, no? In questi anni. Dopo molte esitazioni, adesso non sto a raccontare, ho deciso di fare questo libro, mi sono convinta che ci potevo provare a farlo, con tre convinzioni fondamentali. La prima è che non volevo fare un florileggio di storie, l'antologia dei profughi, le voci raccolte tre giorni in un campo, in un centro d'accoglienza, non era questo che mi interessava, non mi interessava fare appunto una raccolta di testimonianze, volevo scegliere una storia di una sola persona. Una sola persona arrivata da poco, da seguire nella sua strada italiana, perché non mi interessava fare il racconto del suo viaggio precedente. Cioè, è molto interessante i motivi per cui una persona arriva a naufragare sulle nostre coste o l'Odissea, la sua Odissea. Però la sua Odissea non può essere un libro d'avventura, come diceva Eri De Luca, in una famosa frase, no? Le nostre vite saranno i vostri libri d'avventura. No. Cioè, questo è, attenzione, perché è quello che ne stiamo un po' facendo, no? Anche nella mitizzazione di queste storie, nel bene e nel male. A me interessa nel momento in cui Brigitte arriva in Italia e la sua vita diventa la nostra, perché rimane, ha diritto di stare qua, le viene riconosciuto questo diritto, qual è la sua vita qui. Poi io capirò e racconterò anche cosa le è successo e perché è arrivata. Però a me interessa viverla qui e stare con lei, seguirla, quindi raccontare con verità, senza nessun tipo di filtro, che non è il filtro di un'ideologia, diciamo, dell'accoglienza, dell'assistenza, niente. Cioè provare a vivere con lei e capire che effettivamente se noi siamo in grado di salvarla, di salvare come lei le altre persone, di aiutarla concretamente al di là dei documenti che le diamo, e di darle una vita, perché queste persone vengono a cercare una vita, oppure se le diamo semplicemente un'esistenza, una sopravvivenza, no? Non serve nessuna causa se non quella. È anche una della storia drammatica quella che è racconti, una storia tremenda, insomma. Però in realtà devo dire che è tremenda quella di Brigitte, ma non è che le altre lo siano meno, perché le storie, soprattutto una volta che si sceglie di raccontare la storia di una donna, si sa che si racconta la storia di stupri, di certo, omicidi, di violenze tremende, e quindi si va a raccontare la storia di persone danneggiate,
Questo è qualcosa a cui forse non si pensa molto, no? Quando si vedono le immagini degli sbarchi, delle persone felici, perché lì c'è una gioia incredibile, anche a Lampedusa, quando siamo stati noi per un progetto insieme ad altri scrittori, il centro d'accoglienza di Lampedusa trasudava una gioia infinita, no? Perché cioè, tutte le persone che sono arrivate sono vive e pensano di iniziare sono qualcosa. Fuori dal pericolo peggiore. Esatto. Poi dopo, se tu li vai a incontrare 2 mesi dopo, riemergono i traumi, riemerge la disperazione, riemerge la difficoltà assoluta di stare in un posto nel quale non parli la lingua, non capisci niente, non hai bisogno di assistenza anche soltanto per andare dal dottore, per parlare con qualcuno. Quindi poi dopo la gioia finisce pure quella, no? Quindi insomma è un libro che voleva servire solo la verità perché io stessa volevo capire cosa potevo fare, cosa possiamo fare e qual è il nostro destino, perché alla fine è una riflessione su questo. La copertina che abbiamo scelto, e qui per me era importante, io non volevo un'immagine documentaristica perché il libro è punteggiato da una serie di epigrafi, ogni capitolo ha un epigrafe di poeti, dei miei poeti, i poeti più amati. C'è la Svetajeva, c'è Brodsky, sì. C'è la Szymborska, ci sono grandi poeti, perché alla fine si parla sempre a lungo delle epigrafi, sì, dei certo. Titoli, cioè Melania nei suoi libri si può fare un altro incontro su quello. Una cosa più letteraria, però diciamo il tema del profugo, del migrante, così è sempre legato alla cronaca più spicciola e a un'assenza di simbolizzazione assoluta, sì. No? Quindi vengono sempre rappresentate queste donne fotografate in viaggio, sulle navi, così. Comunque non c'è, sono letterali, sono sempre immagini letterali, no? Quindi io ho pensato, non voglio una cosa del genere, cioè non voglio questo. La realtà sarà data dalla fotografia di Brigitte che è contenuta nel libro, nell'edizione originale, sulla quarta dietro. Infatti c'è Brigitte, sì, al lavoro in Africa e fa l'infermiera. Però in copertina mettiamoci un'immagine simbolica e soprattutto un'immagine africana, perché io un'altra cosa di cui ragionare, su cui parlare, insomma, io sono una donna bianca che scrive di una donna nera, no? Questa è una cosa comunque complessa che ha tantissime implicazioni etiche, politiche, ideologiche, ce ne ha tantissime. Io ho detto scegliamo un'immagine di un'artista africana e mi sono imbattuta nel lavoro di Aida Mulunè, che è una fotografa e artista visuale etiope, che vive in parte in Etiopia, in parte in Europa, anche in Olanda. È una fotografa che fa un lavoro diverso appunto dalla maggior parte delle artiste africane, perché lavora anche per la moda, non fa documentario, non è una fotoreporter, è una fotografa, è un'artista. Mi piaceva questa cosa, quindi ho visto questa immagine, mi ha colpito tantissimo e le abbiamo chiesto il permesso di utilizzarla. Siccome lei non fa, è un'artista, non si aspettava che la sua immagine venisse chiesta per un libro, e allora ha chiesto ma per che tipo di libro, no? E quindi gli abbiamo spiegato, ovviamente ci ha dato i diritti. Io vi dico perché ho fatto vedere questa immagine a Brigitte, perché volevo lavorare con lei, no? È una foto digitale, infatti. Sì. e a Brigitte è piaciuta tantissimo, quindi l'abbiamo scelta. Vi dico solo 2 cose in maniera da concludere su questo, perché secondo me è un po' la chiave del libro stesso. I motivi per cui io e Brigitte abbiamo amato questa fotografia sono antitetici. E ci dicono tutta la difficoltà, le mie illusioni, le nostre disillusioni un po', e però anche la verità della condizione dei rifugiati in Italia. Io ho visto in questa immagine la storia di Brigitte. C'è una donna africana in cima a una scala in un cielo che sta cercando di passare da un mondo all'altro, no? Sta per fare il passo. Il salto più che altro. Che è anche un salto, no? E quindi da un mondo all'altro. Chi è una rifugiata come Brigitte ha perso tutto del suo mondo precedente, però ora è qui. E col passare del tempo, curando le sue ferite interiori, le sue ferite morali e materiali, forse potrà avere un'altra vita. Mi piaceva che questa scena si svolgesse in cielo e quindi per me questa è la mia lettura. Interessante, perché quando sono andata in giro con questo libro ho chiesto a molti ragazzi nelle scuole che hanno letto il libro cosa pensavano, no? Senza dire cosa pensavo io. E molti di loro vedevano l'immagine più o meno, cioè io credo che forse noi occidentali la vediamo, noi europei in qualche modo la vediamo così. Brigitte invece ama questa immagine, io do una lettura orizzontale, no? Brigitte invece ama questa immagine perché ne dà una lettura verticale. Lei dice, io sono lei, cioè quella ero io in Africa, stavo in cima alla scala, avevo una bella vita, ero una donna ben vestita, ero felice. La seconda scala è vuota, perché quella è l'Italia. Dov'è Brigitte?
è caduta in fondo alla scala e ancora non ha iniziato a risalire. Io devo arrivare lassù, quando arriverò lassù sarò arrivata in qualche modo, no? Una lettura verticale, salto, tra l'altro adesso ve lo sto dicendo io, ma Brigitte lo dice in un'intervista che abbiamo messo online, in un video, perché cioè, noi siamo rimasti tutti così, perché in realtà è più pertinente la lettura di Brigitte, certo. Lo capite, no? Il simbolo è questa scala è vuota, quindi ogni rifugiato ha davanti a sé una scala da salire e in realtà nel momento in cui arriva in Italia non ha neanche cominciato proprio questo percorso, e il libro in effetti parla esattamente di questo. Certo, grazie Melania. Grazie.